Ma figlio mio, come ho fatto a fare queste foto? Papà, ti hanno interesse. Come non mi interessa? Ah, niente parlo. Da nostra casa è una vergogna. Ciao Franco! Ciao Salvuccio, come si va? Tutto a posto. Dimmi. Mi devi dire una cosa, ma sai che non mi trovo, signor Ricci, monne? Il signor Ricci, Anturo ne sciura la posta che pigliava la pensione. Ma sa che era contento? Mamma mia, immagino. Ma tu lo sai, nego giove, se io vuoi giocare, ho lungomare. Hai un piacere di fare. Fa sempre da. Oh, quant'è la mia afferenza a passare questa visita? Ce ne scirri di scienze. Se innamora posso... di Firenze, sembra che canta la canzone di Firenze. Non stavo contro la Firenze, sì, però è bello quello che andava una uce, è bellissimo. Alla sapete che io conoscerò quando ne esci. Ma sai che fai? Mi fai compagnia di Monet? No, io c'è che fare, me la giro, ti saluto. E ci vediamo, ciao. Tante cose, arrivederci. Adorme Firenze, sotterraggio della luna. Ma dietro d'un balcone sveglio una Madonna bruna, sopra di un garni sento un'armonia d'amore, sospirano gli amanti stretti a cuore. Caro Salvatore, problema e questo, da quando il figlio mio è uscito dalla galera, non ha potuto trovare travaglio. Per me se un amico vai a destra, vai a sinistra, non trova travaglio. E quindi adesso corro io. Io con una misera pensione, come posso ir avanti? Purtroppo adesso corro. E questi sono i problemi. Tre figli oggi. Non si preoccupa, ora se figlio un travaglio ci faccio trovare io. Ora io parlo con una persona e ci faccio trovare un travaglio. Basta che lei è stata contenta. Salvatore, hai sputato un amico. Chisse, su soldi maledetti. Non ne pigliare. Ascutami. Su soldi maledetti. Mantuando e ancora quando perderò mio figlio sta sotto. Salvatore, vedi che il mantuando l'ha mangiato che te sosiste? Ancora bucato se? Sì, mi sta sosiendo mamma. Mamma, ma che non ha fatto niente? Per mangiare? E che si fa al ristorante? Mamma, se ci vuoi uscire al ristorante c'è. Ecco qua la sotto. Mamma, ricordate sempre che sono in che sono carcerato io. Ma che si è mutolato questo? Figlio mio, io tutto quello che ho potuto fare ha fatto, ora se ne prende tutto lo dia. Mamma, forse me ne stai approfittando per passare a dia. Comunque a storia mangiamo e poi mandarci il cucciavaglio, va bene mamma? Va bene. Ciao Zino! Che c'è, Salvatore? Che c'è che ti è piaciuto per travagliare? Che c'è con travaglio?
No, oh, niente, c'è un tesoriere o capocantiere che la storia è niente. Sì, ma completo, mi dispiace. Ma che cavoli è questo? No, che cerca Giovanni. Ma che Giovanni è questo? Non è che se galleotto questo, no. Ciao Leonora! Oh, ciao fratello, come stai? Io bene, tu? La puttana è andata a riparare. Ci vuole, cioè, per i vecchi amici che siamo, perché ci sono amici che è tempo che uno non ce ne giù. Permette un attimo quando compri questa cosa lo giattolo, va bene? Va bene. Signor Puttino. Ciao, Salvatore. La voce. Da voi. Tutto a posto. È bravo, Salvatore, mi molto piacere. Va bene. Ah, Leonora! La persona vieni. Va bene, sì, stava su suona pronte, va bene. Ma oggi è un certo carino ancora, credo che capito dice. Vedi che ne facciamo ci inganna insieme in galera. Purtroppo che era mio, però è un certo buono. Allora, la voce, come è davvero? All'altra volta ne vittimo con tuo padre. E mi disse che tu stai cercando travaglio. Vero? Non ti preoccupare, io a scuola sono vicino e mi trovo, tu posso arrivare. Hai quattro appartamenti da fare, ne ha già su, dai, tutti si puntano a cangiare. Tu mi fai qualcosa di puntanire, giallo che ti tira a farlo, vero? Bene, male, male. Perfetto, allora da oggi in buon andiamo a mangiare. E quindi per suo ambito ti sei posto. A proposito, stasera ti invito bene a Punta Sica, che c'è un concerto di mio fratello, va bene? Alle ore 21. E che cantone canta? Canta la notte, tu mi fai impazzire, sai, ta ruota sei cantata. Oh, è come non mi ruota, sai. E mentre si masica, potete conoscere una bella picciola. Sì, hai avuto il divertimento. Da un giorno tu con me non ti mancherà niente qua. Va bene? La notte tu mi fai impazzire, la notte mi fai impazzire, mi fai impazzire. E la tua voce fende. Cercarti non lo so, ti vedo e torna la speranza, ti voglio tanto bene ancora. Aspetta te. Scusate, poi io purtroppo io ho un piccolo malattia. A partire il soccorso un amico mio si è investigato. Quindi prima della mezza io ho dato la vita. E vi dico che c'è per la mi da poco, quando ci tu. Va bene. Comincia a capire com'è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare caccia.
cose a posto, cazzo, non ti preoccupare. I pecore stanno mangiando, buono. Buono, buono, calerbe buono. A giugno il comandante sta vicino dov'è? Niente, Maurizio, non ti preoccupare, tanto la vigna a buttare ancora. Quello che mi ha buttato un pacchetto segreto con un naso, signore. Ma come faccio a non andare senza fumare? Che mi porta? Tutto alto, vabbè. Arrivederci, sognato. Ti salutare, facciamo la mano a Bostini. Vabbè, ciao, ciao. Stai staccato. Vabbè, arrivederci. Ciao! Un resto su telefono. Allora, che c'è? Datemi un minuto. Ma perché vai? Quando faccio una telefonata? No. Ma lo sapete cosa sogno io? Lo sapete cosa sogno io? Cominchiasi tu. Ma come cominchiasi tu? Cominchiasi tu. Ma per capire cosa sogno io? Così, tu non hai capito. Forza! Ti sparo! Ma prima ci avete coraggio? Non hai coraggio! No, non hai visto! Non hai coraggio! Te ne vai! Sì. Te ne vai! Sì! Ma stavo incontro a quello che sto cercando? Ascura chi sono tu che ho il barco clandestino e perché suono furriano? Invece a me dicono che cercano un Peppino che è scappato dal carcere stamattina e ho visto per televisione. Questa mattina un pericoloso e feroce killer è evaso dal carcere. L'uomo Peppino Lutri faceva parte del clan dei Gambisi, capeggiato dal noto boss Vincenzo Gambisi. 7 anni fa un blitz dei carabinieri era riuscito ad assicurare alla giustizia gran parte della banda, ma il noto boss Gambisi, con alcuni dei suoi più fedeli collaboratori, era riuscito a far perdere le proprie tracce, risultando ancora latitante. L'evaso Peppino Lutri, soprannominato Ugiavello, durante l'ora d'aria, eludendo la sorveglianza degli agenti di custodia, si è calato in un tombino della rete fognante, posta nel cortile del carcere, ed è svanito nel nulla. Scattato subito l'allarme da parte delle forze dell'ordine, è iniziata la caccia all'uomo, con posti di blocco e controllo a tappeto nelle campagne limitrofi al carcere. Rocco! Pronto! Ma cos'è tu? Ma come ho sogno? Signor Peppino Ciavello! Peppino Ciavello? Ma non avessi da essere in galera? Era in galera, ma lo sogno Piero Piero. Se aspettavo ancora Biagio poteva fare la muffa. Sì, Peppino. 5 minuti e ti mando un becciotto, ti mando. Aspetto, non ero mariano. E allontanati dalla strada, allontanati, ti raccomando. Forza, cacciatori, c'è i cani che ne cercano. Muoviti!
Salutiamo Don Maria. Salutiamo. Siente Peppino, mi telefonavo da Rocco. Tutti i macchini lì mi tognavo, c'è un piccione che sta venendo con motore. Vicenzi, oh ciao Rocco, per che avevo girato scappavo, la caglia scappavo. Io mi andai a pegliare con Pecciotto, ora verrete a verla via, verrete a verla. Pecciotto, una volta che avevo girato riuscivo una caglia, lo faccio vivo, che ci saranno tante altre per via. Ciao Pippo, vedi che c'è tutto quello che mi hai detto, i vestiti ho reso il pavaggio, va bene? Grazie Luca, amici si vedono solamente al momento che ho bisogno. Ti saluto. Ciao Pippo. Ciao. Ah Pippo, guarda che hai tutto un vuoto, stai attento. Sì, sì. Oh Salvatore, scendi che ti parlare. Non ho visto Caruna. No, spero no. Se vado a fare un favore. Se posso magari loro. Mi servono qualcosa di soldi per scappare. E che mi sei soldi a me? Tutto mi hanno di spada. Loro non lo so tu. Ma io soldi non hai. Ma fare il suo favore, Salvatore. Ma soldi non hai io. E perché 50.000 euro avevo passato per finire il 50.000 euro, hanno passato tanto tempo a passare, era pure sul soldo lordo, e io sul soldo non lo voglio pediare. Se pensi in pietra, non ti lavo. Salvatore, che succede? Peppino sogno. Dimmi, so Peppe. Per dopo te ne avevamo parlato. Se lo pensi in mezzo lo Saracino, riesci i soldi. 5.000 euro su pettina. 5.000 euro? Ora ci manda a mia moglie. A tua moglie? Va bene. Sì, però stiamo attento, Ti saluto. Io ti spingo io. Ti spingo, vai. Ora te lo do, ora te lo do. Mettiti qua. Pi, amore, cioccolatino, vuoi cioccolatino, amore? Salvatore, il caffè è pronto. E ho piccirino. Ci penso io, adesso scendo. Vuoi la mamma? Scendi, va bene. Spiegami. Thank you.
ora ci penso io. Peppino è un delinquente, chi non ammazza la vicina non ammazza. Ma chi è questo Peppino? È uno che ha sposato gioca, è in pizzino avuto. Come si chiama? Dimmi la verità, che cosa è successo? Raccontami! Elisa, tu mi hai perdonato, ma no, purtroppo io mi ha fatto 5 anni di galera per ir a pista su Peppino, hai capito? Vabbè, quanto tempo ci vuole per prendere 50.000 euro? Facciamo sto giavaggio. Ento, con domo cinzino siciliano, vince una pare di mise e su uscono sto sordo. Ma non sai perché io te lo dico sto fatto? Perché ci vuole fare un regalo a mio padre. Perché su, ci sono magari che cosa subirci. Ciao papà. Ciao, sono Don. Ti potrei una bella notizia. In questa borsa ci sono 50.000 euro. A cosa ti puoi cattare la masseria nuova? Ma figlio mio, come ho fatto a fare sti soldi? Papà, ti hanno interesse. Tu sei figlio mio, ma niente parlo. Non ti hanno lasciato casa, è una vergogna. Vabbè, papà, se non ne vuoi, presto io, ciao. Vinci, sei in arre. Ma perché, che ha fatto? Ti è accusato di spaccio di scusa da gente, poste clandestine e sequestro di persone. Mamma! Marizio, che? Quando sei detto? Non devo aiutarti, mamma! Tutto a posto, signore. Figlio, figlio, non mutaci, vai! E ora, Peppino, usavo che io hai questi 50.000 euro. Perché mi aveva neanche questo giavaggio sporco. Però io non avevo voluto rappegliare questa sorda. Perché tu ammucciato. Che festa che sono stata. Mi sono fatta invogliare dai tuoi amici che non mi hanno detto niente del tuo passato. E adesso è quell'innocente a pagare per le tue colpe. Cosa sta facendo? Va sotto. Io ho fatto, te lo giuro. Peppino mi ha rapito, ho piccerito. E mia moglie è disperata. E magari io. Peppino. Peppino certe cose ancora non le sa. La nostra famiglia, i piccerini non si toccano. Non ti preoccupare, sono tutti. I piccerini non tocca nulla. E ci fa di mano, ci fa. Non c'è bisogno, sono tutti. A saluto. Ciao, sono tutti. Quanto è sta pistola? Caccia la pistola, vedi che è carroga. Questa cassetta porta la casa rosa da Cipro, non ti pare per nulla. Non ti preoccupare Pippo, sai che ho dovuto arrivare, ma qualche amico ancora là. Vincenzo, proprio questo è il problema, Vincenzo! Gina, me l'ha
illeciti e poi è stato arrestato, ha passato 5 anni in galera e aveva un amico, un certo Peppino. Lui aveva 50.000 euro, Salvatore, erano tutti i soldi che aveva guadagnato con questi traffici. Però questi soldi doveva riciclarli e invece non l'ha fatto, li ha messi da parte. E questo Peppino voleva i soldi suoi. Salvatore non glieli ha dati e si è preso Vincenzo, ha rapito Vincenzo. Ma chissà come la sta passando adesso, come me lo stanno trattando a mio figlio. Cosa ci posso dire per gli acqua? Ma no, punti rapi roba cerino. Quindi tu visti c'è la testa ora. Facciamo una cosa. Ho pigliato 50.000 euro. E la cosa la mogliamo due. Ma se dopo c'è un piraccio. Mi capisci? Prima come te zia io. Che figlio di bottana. Digli subito dove hai nascosto i soldi. Rivolgi indietro mio figlio. Ciao Peciuto. Ciao. Ho venuto a casa, non mi ha visto nulla. Come l'ha visto? L'ha visto con Don Magentino se ce l'ha. Era ingazzato nevo. E mi ha detto che se ne la manata, tutte chi da casa sono coinvolte con il rapimento ero piccerino. Ci hanno firma nel piccerino. Mi raccomando, facete un travaglio pulito. Va bene. Vi stai salutando. Ciao. Sicuramente abita pagare il casco per 3 e mezza. Ma vorrei che lo giovo, qui c'è anche un capo. Rosale! Che succede? Figlio che non io ho portato qualcosa gioco e mi andiamo a fare un culo ai 5.000 euro. Va bene? A me ho piacere di lasciare qualcuno che sono piglia che ci ha buono. E piccoli! I picchi la porta di tua madre, niente ne vediamo la madre. Minchia, cancello chiuso, Scavalcamo un muro, vamo lì. Non è sto figlio di puttana, non è. Non è. Vicente. Che ti vuoi dire? Amore, amore, amore.
Io capisco. Cosa ci fa lì da solo? Ma Elisa non c'è. No, non c'è. Ma fammi fare una telefonata. Va bene. Ti accoglio, pezzo bello. Che è sotto? Che sotto? Non già rotto, ho già detto. Ma sto gradino non aveva una mucciola sta cazzo di valigia.
pezzo di merda con la pagliera per fissa. E levati la prossima moto profumo in cuore. Perché la prossima ti spinta testa ti spara, mi capisci? Coglione, questo mangio non sarà giro. Ho di pezzo di merda di omicenza non si c'è. Mi sembra di conoscerlo questo. Ma sì, è Peppino. 2 mesi fa è evaso, dopo 7 anni di carcere. Ha 2 mesi che ci corriamo appresso. Finalmente ha finito la sua corsa, era ora. Ok ragazzi, la porto domani in mio ufficio. Buon lavoro. Amore, picciotto, vogliamo un caffè. Ragazzi, ho trovato dei referti, saranno utili per l'indagine. Ok, ottimo. Charlie, mamma. Dille che non ci sono. Dalle campagne incontrate a piombo in Santa Croce Camerina, queste sono le tracce che hanno portato alla sparatoria con l'uccisione del noto evaso Peppino Lutri, detto Uciaferro. L'uomo, evaso alcuni mesi fa dal carcere, aveva fatto perdere le proprie tracce e non si avevano più notizie dal giorno dell'evasione. Oggi la scoperta del cadavere. Maggiori aggiornamenti nei prossimi notiziari. Sì, già la notizia antesa è andata alla visione. Bello travaglio, Giovanni. Quanto abbia stato un mecenzino. Mi spiace che tu ci a te io faccio il finisco, non c'ho più. Un'ega gioco sul tuo bagno. Ho fatto caso, lo dà perso. E per capire un po' tempo che ti arremetto, non c'ho più. Oh my
Madonna. Amore, non è come io pienso tu, poi te lo spiego. Ma mi spieghi chi? Ma che state facendo? A casa mia nel mio letto! Fora, fora, questo è il sogno di ogni donna. Trova a casa. Torna a casa. Ma cosa ci dico di te, cucciù? Cucù! Appunto. Sì, sì, perfetto. No, non si vede. Voglio spiegare che qua stiamo volendo a caldo. Che veniamo? Ci sono 42 gradi. Ma cosa mi spiega? La roba. Che veniamo? Ancora non abbiamo finito. Forza, aiuta a scendere. No, ci vedo, dottore. Che cazzo, la valigia devi mutare? No, ragazzo, sì. Vaffanculo. Arrivederci. Ah, signor Ricci, scusate, questa è una via gente, vacca. Da oggi in poi mi stai subentuto, perché tu sei nero. Arrivederci. Al popolo si stanno scappando la vacca. Perché due cani, capisci? Sì, 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 tutto assieme. Lasciami qua. No, tu non puoi fare un libro. Signore e signori, abbiamo assistito e abbiamo realizzato la sequenza della scena dell'uccisione del Saracino. Salvatore Bucaletto qui presente. Allora, passate voi. Allerta, perché già sentite qua la sparatoria. Che succede? Andiamo un po'. Signora Giangis! Perfetto, perfetto, vai, 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 a moccia, dai, lascialo io. Finito. Questo lo usiamo nel set per fare sudare Salvatore. Dove Salvatore? Jack, azione! No! Vai! Pronto, polizia, c'è morto tua compagna, vado giù. Condoglianze! Sai mamma, oggi ho preso tutto il matematico. Oh! C'è una paluma che vuole cagare da adesso e tu non hai caputo. Orca pazzo, facciamo la polizia. Ma non faccio conosciuto. Ma come, Peppino? Avete visto che ci offro un caffè per fare la cazzicina? Naturalmente penso che mi spasso dei caffè. A buon primo. Muoio che la cagata. Amore, che ci vuole fare un caffè. Che avesse il comico? Pronto, vado giù, mi c'è morto. Come fare, santo Dio, figlio mio, si finge di fare... Caccia la pistola, vedo che è carica. Aspetta lì a me. No, non apparrare, non apparrare, la fagli senza apparrare, serio. Un mazzarro, ma figlio, mi metto con fumo, un mazzarro, pigliatemi. Mamma, mamma, ma quello è il figlio di Elisa. Che è? Cosa succede? Ah, ma mamma, ma cagato, tutta la maglietta. Guarda lei, non guarda. Poi, ma c'è Simo, gli è andata per rossata, a torpe gli è andata rossata. Certo, qualcuno che ha fatto altri, c'è, attenzione. Di nuovo, una qua e una qua. Di nuovo. Continuate, continuate. Che voglia. Continuate a fare la condoglianza. Pronto, polizia, controllate pompa, c'è un morto. Arfagiz! L'ha maioso! Allora, pare che... Io se l'archivo su niente mi come compagno, non è cacca! Il mio complice, il mio motorista. E adesso devo mangiare una sozione. Ho ringraziato al regista! Sì!
Toto Piombo, c'ho morto. Che palla? Che non palla. Che ci ha prestato il tutto. Ringraziamo, applauso. È stata tutta una finzione.